E ben ritrovati a Trading Floor, ben ritrovati a questa giornata estremamente importante da più punti di vista. Oggi si scoprirà verso tarda serata se Draghi rimarrà alla presidenza del Consiglio o meno, che potrebbe avere poi anche un impatto sulle decisioni della BCE proprio di domani, un meeting estremamente importante perché potrebbe segnare la storia, nel senso che potrebbe arrivare finalmente il primo rialzo dei tassi dal 2011, quindi si tratta di poco più di 10 anni di una politica monetaria estremamente accomodante, soprattutto dal punto di vista a tassi di interesse. Potrebbero esserci più informazioni in termini del strumento antiframmentazione che avevano annunciato già a giugno per calmare un pochettino la situazione sui mercati obbligazionari, che sembra appunto che sia calmata dopo l'annuncio di questo strumento. Non ci sono i dettagli per il momento, li scopriremo forse proprio nella riunione di domani. Ricordiamo a tutti che inizierà, anzi il comunicato stampa uscirà alle 14.15 e la conferenza stampa di Christine Lagarde inizierà alle 14.45. C'è stato questo cambio di orari, quindi era giusto sottolineare per i nostri telespettatori. Come sempre noi ci saremo live a seguire la conferenza stampa di Christine Lagarde. Ora però facciamo il punto sui certificati. Do subitissimo il benvenuto a Pietro Di Lorenzo, SOS Trader. Buongiorno Pietro, ben ritrovato. Buongiorno a te, grazie mille per l'invito. Ecco, ci troviamo in una situazione molto delicata da un punto di vista, una crisi di governo in un momento forse peggiore, perché domani è la riunione della BCE dove, come stavo dicendo, potrebbero esserci degli annunci piuttosto importanti. Innanzitutto, quali sono le attese? Credi che i mercati hanno già scontato, hanno già prezzato un rialzo di 25 punti base? Guarda, a osservare la seduta di ieri sembrerebbe di sì, nel senso che c'è stato un flusso di acquisti dalle 11 in poi sui mercati europei, che è poi proseguito anche a Wall Street, che in qualche modo non è stato legato a nessuna news o a qualcosa di specifico, e quindi evidentemente il mercato si sta iniziando a posizionare su quello scenario, immaginando che nei prezzi già c'era questo incremento dei tassi BCE, nonché il prossimo, settimana prossima della Fed. Come dicevi tu giustamente, siamo in un momento estremamente complesso, no? Sia per noi cittadini, che siamo un po' appesi a un filo di questo governo che insomma vedremo che fine fa, ma anche lato politica monetaria, come dicevi tu bene, e infine c'è anche il discorso delle trimestrali. Ieri abbiamo assistito anche a delle sorprese positive, ad esempio Netflix, che aveva drammaticamente deluso le aspettative nello scorso trimestre col famoso meno 30, ieri invece ha in qualche modo dato risultati meno peggio del previsto. Quindi è un momento veramente delicato sui mercati, bisogna mantenere i nervi saldi per chi è capace sfruttare, surfare sulla volatilità che sta caratterizzando i prezzi, e in attesa chiaramente della BCE. Io diciamo sconsiglio sempre, prima di dato così pressensivi, di posizionarsi facendo grosse scommesse sul mercato. Preferisco più seguire il mercato che anticiparlo, perché è molto faticoso, sai, scommettere su eventi esogeni. Ecco, è molto importante quello che hai sottolineato, ovvero la stagione delle trimestrali degli Stati Uniti, perché stasera vedremo i conti di Tesla, che potrebbe avere anche un impatto sull'andamento dell'S&P 500, perché sappiamo che ha un market cap piuttosto importante. Detto ciò, bisogna dire che per quanto riguarda Netflix, sì, diciamo i numeri sono meno peggiori del previsto, sì. Soprattutto per quanto concerne le iscrizioni, gli abbonati, però detto ciò rimangono i problemi strutturali, perché la competizione è veramente feroce in termini di servizi streaming, quindi bisogna vedere a cosa accadrà in futuro. E poi bisogna dire che il mercato adesso non ha bisogno di tanti motivi per reagire bene o male, diciamo, ad una trimestrale o ad una notizia. Insomma, mercati estremamente sembra emotivi, almeno così dal mio punto di vista. Oggi su che cosa ci focalizziamo a Piazza Affari, Pietro? Guarda, ti propongo due idee che sono molto diverse l'una dall'altra. Cerco di sposare sia le esigenze degli investitori che amano andare in trend following, sia quelli che amano il mid-reverting, cioè andare un po' contro trend. Partiamo magari da quella più forse didascalica, forse più semplice come operazione, che è su Ferrari. Il titolo, adesso se possibile vorrei condividere il grafico,
mostra un'ottima forza relativa. Se si mette a specchio il grafico del FTSE MIB e di Ferrari, ci si accorgerà che mentre il FTSE MIB ha fatto gran fatica nelle settimane centrali di giugno, nonché di luglio, come vedi Ferrari invece sta avendo un andamento assolutamente a sé, nel senso che a partire dai minimi toccati il 14 giugno in area 162,70, il titolo disegna questa serie di massimi e minimi crescenti che in qualche modo mostra l'inversione della i prezzi hanno gran vigore, mentre sostanzialmente replicavano l'indice nei primi 6 mesi dell'anno, nei primi 5 mesi e mezzo, adesso stanno facendo molto meglio, e questo è un classico segnale di un titolo, diciamo, impostato di alzo. Come si lavora in dinamiche del genere? Si acquista magari su un primo swing, su una piccola debolezza, e quindi appena il titolo magari ritraccia un po' del 3, 4, 5% dai massimi, è del tutto legittimo posizionare un ordine di acquisto che, insomma, entrare sulla debolezza all'interno di un trend di breve consolidato è una strategia che mi sento di caldeggiare e di consigliare. Molto diverso invece la situazione del secondo titolo che vado ad analizzare, che è il titolo Telecom Italia. Qui la situazione è esattamente opposta. È un titolo che, come vedi, fa grandissima fatica a rimbalzare, a cercare di trovare la via del rialzo, addirittura si è riportata sui minimi drammatici toccati il 7 marzo, quando il titolo è piombato sui minimi assoluti a 22,33. Qui perché ho scelto questo titolo? Il tema è chiaramente legato anche alle vicende politiche. Un'eventuale permanenza di Draghi, come io, diciamo, ho forse un po' percepito, no, da queste parole che ha pronunciato al Senato, potrebbero far proseguire quello che è il progetto di rete unica, che era probabilmente uno dei motivi per cui il titolo ha accelerato molto a ribasso nelle ultime sedute, cioè si immaginava che quel progetto con la dipartita di Draghi sarebbe stato messo nel cassetto e il titolo ne avrebbe risentito. Quindi un'eventuale permanenza di Draghi potrebbe essere un ottimo segnale per il titolo, e quindi potrebbe rimbalzare. Qui la strategia è diversa, si mette andando in controtendenza e bisogna fondamentalmente utilizzare uno stop loss molto rigido, che in questo caso è il minimo che ho indicato qui, 22,33 euro, che è stato toccato proprio la settimana scorsa, venerdì scorso. Quindi qui si può entrare long, ma bisogna avere un grande rigore nella strategia di gestione del rischio, mettendo uno stop loss a 22,33, e chiaramente si scommette su un rimbalzo che potrebbe avvenire qualora Draghi, insomma, ci porti fino a fine legislatura. Ecco, quindi diciamo che nel caso di Telecom è un titolo che peraltro dipende molto dalla situazione politica. Ecco, volevo chiederti dunque, si tratta di un posizionamento long? Posizionamento long su entrambi, mentre sul primo, diciamo, è un long cercando magari una piccola debolezza e con uno stop loss magari un po' più ampio, nel secondo caso invece è un long più secco cercando il controtrend, cercando il rimbalzone, però qui bisogna essere molto, avere una propensione a rischio più alta e uno stop loss molto rigoroso, quindi magari in termini di gestione del rischio probabilmente utilizzerei una size un po' più ridotta su Telecom rispetto al trade su Ferrari. Ottimo, vorrei presentare in questo caso il nostro Simone Borghi dell'Ufficio Studi di Finanza Online, che invece ci farà degli esempi un po' più pratici in termini di certificati turbo. Eccoci qua, Simone, ben ritrovato. Buongiorno a tutti, eccomi. Sì, parliamo di certificati, in particolare di turbo di UniCredit. Vi spiego subito le caratteristiche di questi certificati. Praticamente i turbo, parliamo soprattutto di turbo open end, ovvero quelli senza la scadenza, consentono, grazie all'effetto leva, di beneficiare in modo quindi amplificato delle variazioni a rialzo nella versione long e quelle a ribasso nella versione short del sottostante che scegliamo, che può essere quindi un indice oppure un'azione. L'effetto leva è presente in quanto il prezzo d'acquisto del certificato è inferiore rispetto all'importo necessario per l'investimento diretto appunto nel sottostante. Infatti solo una parte dell'investimento è a carico dell'investitore, mentre la parte restante, che di solito è pari allo strike, è finanziata direttamente all'emittente, in questo caso UniCredit.
il turbo perenne non ha la particolare di non avere una propria scadenza, appunto, come dice il nome, quindi la vita di questi prodotti è potenzialmente illimitata. E lo strike alla barriera, importante, non rimangono fissi durante la vita del prodotto, ma vengono rivisti giornalmente in base al costo di finanziamento. In particolare, appunto, nel caso del turbo pen and long, questo livello sale progressivamente giorno dopo giorno, mentre nel caso del turbo pen and short, questo livello scende quindi progressivamente. Ma andiamo a vedere, appunto, sul sito di UniCredit come selezionare questi prodotti. Condivido il mio schermo, penso che si veda. Selezionare i certificati di UniCredit, appunto, particolare il turbo pen and, è semplicissimo: basta andare sul sito investimenti.unicredit.it. Andare in alto a destra nella barra di ricerca, quindi oggi abbiamo parlato di Ferrari e Telecom, partiamo con Ferrari. Usciranno tutti i prodotti appunto su Ferrari. Selezioniamo in questo caso i Turbo Open End, ovviamente call, perché come suggeriva Pietro, abbiamo quindi una strategia trend follower, quindi che insegue quindi il trend, che in questo caso per il momento di Ferrari è positivo, è rialzista. Ecco, abbiamo tutti appunto i prodotti su long su Ferrari, abbiamo ben 15 prodotti. È importante appunto da tenere presente l'icing, che è quello che inserirete nel box di ricerca della vostra piattaforma. Poi abbiamo lo strike, che in questo caso coincide con la barriera per questi prodotti, ovvero che quando sottostante raggiunge questo livello si avrà l'estinzione del capitale investito. E poi abbiamo appunto la categoria, in questo caso abbiamo tutti i bull, ovvero tutti i rialzisti. Altro elemento importante è la leva, che più ovviamente la leva è alta, più avrà rischio, più avremo comunque quindi amplificato la nostra performance. Abbiamo leve intorno alle 2 volte, fino a leve intorno anche 10 volte. Quindi la leva si adatta un po' al vostro, diciamo, profilo di rischio. L'altro invece prodotto, altro invece sottostante che abbiamo parlato, è Telecom Italia. Andiamo a vedere quali sono i prodotti. Abbiamo anche qua i Turbo Open End Call, stessa cosa di Ferrari. Adesso si aprirà la schermata con tutti i prodotti. Ecco, abbiamo due. Molto importante, questi prodotti vanno sia bene per strategie di breve termine, ma anche di medio termine, essendo non avendo proprio una propria scadenza. E poi appunto questi prodotti non c'è l'effetto marginazione, ovvero non si può perdere più di quello che si è investito inizialmente. Bene, Ale, Ottimo. direi che ho fatto esatto una panoramica dei prodotti, ti lascio a te le saluti finali. Ecco, ultimissima domanda, Pietro. È abbastanza raro posizionarsi long su Telecom Italia. Come mai questa scelta? Ci sono motivi dietro? Sì, guarda, il tema è il rapporto rischio-rendimento, che è un po' il sale, no, del trading, nel senso che anche un'operazione che magari ha diciamo un tasso di profittabilità percentuale tendenzialmente basso, no, perché pensa chi ha andato long su UniCredit quasi sempre ha avuto la peggio, il tema è il rischio-rendimento, nel senso che se lo scenario effettivamente rialzista prende forma, e prima parlavo del motivo, no, per il quale potrebbe prendere forma, che è questa ripartenza del progetto Rete Unica, il titolo potrebbe allungarsi in maniera interessante. Quindi tutto sommato lo stop loss è molto più piccolo del profitto potenziale atteso qualora le cose vadano come è auspicabile e auspicato. Quindi secondo me lavorare in controtendenza è una cosa assolutamente legittima. È vero che il trend è tuo amico, ma è anche vero che le operazioni in controtrend possono essere assolutamente profittevoli purché si abbiano due requisiti: il primo, rispettare in maniera rigorosa lo stop loss, e il secondo, di avere un rapporto rischio-rendimento molto vantaggioso, auspicabilmente 1 a 3, nel senso che se uno stop, ad esempio, di 100 tick, deve avere un rendimento atteso almeno di 300. Queste sono le due, diciamo, come dire, metriche consigliabili per lavorare contro trend. Ottimo, ecco un esempio estremamente interessante, considerando che il titolo Telecom ha avuto, diciamo, un calo piuttosto marcato, soprattutto anche post offerta KKR, che abbiamo visto a 0,505. Grazie mille ad entrambi, Pietro Di Lorenzo, SOS Trader, e Simone Borghi, Ufficio Studi Finanza Online. Grazie per essere stati con noi, alla prossima. Grazie mille a te, vi auguro con l'occasione buone vacanze a voi e a chi ci ascolta. Grazie ai Grazie a tutti. nostri, grazie Simone, come sempre, grazie anche ai nostri telespettatori.